Negli ultimi 37 anni ho studiato la realtà intorno a noi scientificamente, utilizzando una serie di autori, di discipline, di scienze, di conoscenze, insomma lo studio della realtà sociale, politica, economica, storica, implica tutta una serie di punti di riferimento. Ma l'autore, punto di riferimento numero uno, è stato per me Gramsci. E precisamente il Gramsci dei quaderni del carcere. In questo studio della realtà, che ha preso le mosse dai quaderni del carcere, dall'edizione critica dei quaderni del carcere, pubblicata nel 1975, sono passati 37 anni, e nella ricerca che ho sviluppato con Luis Raseto, che ha significato la scrittura di saggi, di interventi, di comunicazioni a convegni, di libri, siamo arrivati a una serie di conclusioni provvisorie. Tutto nella scienza è provvisorio. La scienza è meravigliosa perché è provvisoria, progressiva ma provvisoria. Ebbene, uno dei punti, una delle conclusioni provvisorie è che Gramsci sia andato oltre Marx, che Gramsci abbia cioè non sviluppato il marxismo rimanendone all'interno, ma abbia sviluppato il marxismo e la sociologia e la politologia e tutto un insieme di conoscenze e di scienze andando oltre, cominciando a costruire una scienza nuova che ha chiamato scienza della storia e della politica. Ma Gramsci era consapevole di questo fatto, era consapevole di andare, di essere andato oltre Marx e il marxismo? Vediamo. Nei quaderni Gramsci affronta questo tema molte volte, ma io vorrei leggervi una brevissima nota del quaderno 8, che si intitola Nozioni enciclopediche, epigoni e diadochi, che dice così: qualcuno impiega il termine epigoni in modo abbastanza curioso e ci ricama intorno tutta una teoria sociologica abbastanza bizzarra e sconclusionata. Perché gli epigoni dovrebbero essere inferiori ai progenitori? Perché dovrebbe essere legato al concetto di epigono quello di degenerato? Nella tragedia greca, gli epigoni realmente portano a compimento l'impresa che i sette a Tebe non erano riusciti a compiere. Il concetto di degenerazione è invece legato ai diadochi, i successori di Alessandro. Gli epigoni realmente portano a compimento l'impresa che i sette a Tebe non erano riusciti a compiere. Chi erano gli epigoni? Gli epigoni erano i figli dei sette a Tebe. Nella mitologia greca i sette a Tebe non riescono a conquistare la città di Tebe, ma i loro discendenti,
Epigono vuol dire questo, colui che viene dopo. I discendenti, gli epigoni dei sette a Tebe riescono a conquistare la città. Cioè, parla degli epigoni e parla di se stesso. Gramsci, giovane, è stato marxista e lui si sente un discendente. Uno che è venuto dopo. Marx e il marxismo, dei grandi marxisti, è stato un punto di riferimento per molti anni, fino all'arresto, fino alla carcerazione, fino alla scrittura dei quaderni, che ha implicato tutto un ripensamento, un'autocritica, uno sviluppo e un superamento. Il superamento del marxismo e la costruzione di una scienza nuova, scienza della storia e della politica. Quindi Gramsci, quando dice gli epigoni riescono dove non erano riusciti i sette a Tebe, dice questo: dove non erano riusciti Marx, Engels, Lenin e gli altri, gli epigoni sono riusciti, hanno realmente portato a compimento. Quindi lui sa, non se ne vanta, ma sa di essere andato oltre e di aver compiuto, cominciato a compiere un'impresa intellettuale e morale che Marx e Engels e Lenin ed altri non erano riusciti a compiere. Infatti nei quaderni lui fa una critica dei limiti del marxismo di Engels, del marxismo di Lenin, del marxismo di Marx. Quindi lui è consapevole di essere andato oltre e dice: il concetto di degenerazione è invece legato ai diadochi, i successori di Alessandro. I diadochi erano i generali macedoni che alla morte di Alessandro si contendono, si spartiscono l'impero. E chi sono questi diadochi dopo Marx, dopo Engels, dopo Lenin? Penso che i diadochi lui voglia rappresentare come tali i politici di professione, i professori che manualizzano, che volgarizzano il marxismo e le ricerche scientifiche. Insomma, lui dà questa rappresentazione. Da una parte ci sono coloro che, partendo da una serie di ricerche compiute da Marx, da Engels, da Lenin e da altri, ne riconoscono i limiti, studiano altri la realtà e procedono oltre i limiti del marxismo, gli epigoni. Da un altro lato ci sono invece coloro che, invece di sviluppare la ricerca, l'autocritica, di andare oltre i limiti del marxismo, lo mummificano, lo manualizzano. Voi potete pensare subito a Stalin, che è un mummificatore del marxismo, ma potete pensare anche a tanti dirigenti di partito, funzionari e militanti e tanti professori di marxismo, insomma tutta una razza di individui che non concepiscono l'impresa iniziale
Marx, di Engels, di Lenin come un inizio di critica da sviluppare, da superare con nuove ricerche e nuove scienze, ma la concepiscono come l'essersi provveduti di una chiave che apre tutte le porte, riducendo le ricerche di Marx, Engels e Lenin in manuali, in formulari, in formule, in citazioni, di conoscere il passato, il presente e il futuro comodamente, senza attoverlarsi, senza andare in avanti. Ecco quindi la risposta che Gramsci stesso dà a chi si domanda quale sia la sua consapevolezza dell'impresa che lui ha compiuto di fondare una scienza nuova oltre il marxismo. Perché usa queste formule metaforiche per tutta una serie di ragioni? Gramsci scrive i quaderni in carcere e non sa quale sarà il destino di questi quadernetti. Sa che se sopravviveranno, se saranno conservati o ritrovati totalmente o in parte, ci vorrà del tempo perché siano conosciuti e riconosciuti. E allora usa un linguaggio preciso, ma un linguaggio che duri nel tempo e che consenta il riconoscimento della natura di questi studi anche a coloro che sono, che saranno incrostati di marxismo, di ideologie riduttive. Una grande impresa di comunicazione, i quaderni, che va considerata nei particolari e nell'insieme. I quaderni bisogna leggerli vedendo tutto dall'alto, da lontano, l'insieme, il panorama, la trama complessa, e vedere tutto dal basso e da vicino, le singole note, i singoli appunti, le parole singole. Così ha fatto Gramsci nello scriverli, così dobbiamo fare noi nel leggerli, naturalmente assumendo tutto questo come un punto di partenza. Non fare a Gramsci ciò che i marxisti hanno fatto a Marx, non usare Gramsci come un formulario, come un deposito di verità. Gramsci ha sviluppato, ha superato, e noi, ripartendo da certi suoi risultati, da certi suoi metodi, andremo oltre. Ma Gramsci prima di tutto va riconosciuto per quello che è: non un marxista ripulitore del marxismo, ma un uomo che era marxista da giovane e che da adulto è diventato qualcos'altro, uno scienziato di nuovo tipo che ha fondato una nuova scienza. Un epigono e un vincitore, un conquistatore di terre.